Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli carissimi, e in questa domenica che cade nell'ottava di Natale si celebra la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo un episodio di vita familiare, quindi Giuseppe e Maria, bravi ebrei, facevano il pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, si portavano dietro Gesù bambino, ecco, e ci partecipavano a questa attività eminentemente religiosa come famiglia. Gesù poi fa questo gesto profetico, viene ritrovato e il Vangelo chiude con questa immagine, no? Partì dunque con loro e tornò a Nazareth, attenzione, stava loro sottomesso, cioè il figlio di Dio, Dio è, diremo tra poco nel credo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, che già si è molto umiliato, facendosi uomo, ha vissuto per 30 anni in famiglia e sottomesso a Giuseppe e a Maria, li obbedivano, capite, colui che con un dito muove l'universo obbedisce a due esseri umani, per quanto santi fossero, perché Maria e Giuseppe erano indubbiamente santissimi, però il figlio di Dio obbediva loro, quindi c'è questa splendida icona, no? Perché la Chiesa ci fa riflettere su questa realtà in questi giorni? Voi sapete che Natale è anche un pochino la festa della famiglia. Durante il Natale generalmente le famiglie si riuniscono, si sta insieme, e quindi si volge lo sguardo verso la famiglia di Nazareth anche per comprendere l'importanza e il valore della famiglia, ancor più per noi figli di Dio, come ci ha ricordato che siamo San Giovanni nella seconda lettura. Voi sapete che per i figli di Dio la famiglia ha una sorta di valore aggiunto, perché la famiglia di un figlio di Dio si fonda ed è sigillata da cosa? Da un sacramento. Il sacramento è una cosa grossa, non è una cosa fatta tanto per farla. Il sacramento che costituisce la famiglia, ne garantisce la dignità e ricorda anche l'estrema importanza che ha agli occhi di Dio nella vita della Chiesa e per il consorzio umano. Allora, durante questa festa è chiaro che la Chiesa vuole che noi riflettiamo sulla bellezza e la santità della famiglia. Per cui in questa prima omelia voglio un attimo fare un pochino una sintesi. Che cos'è la famiglia fondata sul sacramento del matrimonio? Vedete che per fare questo esempio, quindi chi è sposato, gli facciamo fare un po' di ripasso oggi, perché io mi ricordo bene il sacramento dell'ordine perché l'ho ricevuto io, ma siccome c'erano tanti matrimoni, mi ricordo bene pure il sacramento del matrimonio. Per capire che cos'era la famiglia basta riflettere bene su quello che viene durante il rito del matrimonio. Come se a un prete gli viene qualche amnesia, basta che si ricorda bene quello che è successo il giorno dell'ordinazione, quello che è successo e quello che ha promesso. Capite? Un prete fa delle promesse il giorno dell'ordinazione, così come gli sposi fanno delle promesse. Allora, la Chiesa insegna questa cosa. La famiglia è il luogo, diciamo, benedetto da Dio per antonomasia, perché dovrebbe assomigliare un po' alla Santissima Trinità. Udite, udite. Voi sapete che Dio in se stesso è amore, così lo definisce San Giovanni, e Dio è anche vita con la V maiuscola, no? Ricordate quando Gesù dice di se stesso: io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. Che cos'è la famiglia? La famiglia è il luogo dell'amore e della vita. Nella famiglia si vive l'amore sponsale, l'amore materno, l'amore paterno e l'amore filiale. In una famiglia la vita sorge, nasce, è accolta e cresce. Quindi, cominciamo dall'amore. Cosa ci siamo detti? Gli sposi e il giorno del matrimonio. A memoria, potete andare a controllare. Gli sposi dicono queste cose nel nuovo rito, che ha leggermente modificato l'antico, ma io Francesco accolgo te, Luisa, come mia sposa, e con la grazia di Cristo, attenzione, prometto di esserti fedele sempre, attenzione al termine sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Ecco, poi la parte finale è la più importante di tutti, e di amarti e onorarti
tutti i giorni della mia vita. Allora, cari sposi qui presenti, o promessi sposi, se c'è qualche giovanotto che ci avesse qualche sana e santa attenzione, quando sarete tra 130 anni, 140 pure, morti tutti quanti, perché 150 facciamo, vediamo sicuri di non offendere nessuno, nostro Signore, oltre ai 10 comandamenti, vi porrà dinanzi queste parole che avete pronunciato davanti a lui, o che pronuncerete, perché il sacramento del matrimonio nasce proprio dallo scambio reciproco di questa promessa, che contiene la nascita del sacramento del matrimonio, anche il programma della vita matrimoniale. Allora, innanzitutto io accolgo te, l'amore va anzitutto accolto. Quindi io ti riconosco, questa è la vocazione al matrimonio, a te come un dono che Dio mi ha fatto per potermi santificare in una vita di amore e di donazione nei tuoi confronti. D'accordo? Allora, riconoscendo questo, chiedo aiuto alla grazia di Gesù, perché tutti quanti siamo deboli, d'accordo? Io sono essere umano, ho dei difetti come tu c'hai i tuoi, e dovremo cercare di sistemarli un po' insieme. Però attenzione, la prima regola dell'amore è la fedeltà. Prometto di esserti fedele sempre, io dico sempre ai sposi, dico attenzione, perché noi qui siamo sposi cristiani. Dice, mio marito mi ha tradito, scusate se sono così brutale, mia moglie mi ha tradito, e adesso che facciamo? Secondo voi? Io dico, rifletti bene sul sacramento del matrimonio. Cosa hai detto tu? Cosa hai promesso? Prometto di esserti fedele, se tu mi sei fedele, o fino a quando tu mi sei fedele. Prometto di esserti fedele sempre, quindi per questo che bisogna pensarci bene prima di sposarsi. Quindi è un'offerta totale, capito? Non, la mia fedeltà non è subordinata al fatto che tu sei buono o che me la ricambi, ma è offerta. Ecco perché, vedete, qui si parla di un amore non semplicemente umano, per questo che c'è un sacramento. È l'amore di Gesù crocifisso. Gesù gli voleva bene a quelli che lo stavano mettendo in croce, secondo voi sì o no? O gli minacciava fulmini e saette? Cosa ci dice il Vangelo? Cosa ha fatto quando stava in croce? Padre, perdonami, perché non sanno quello che fa. Se le cose dovessero andare a fini male, purtroppo Dio non voglia, chi gli sta vicino prende una spantata e te la fa grossa. Che facciamo? Gli rendiamo qualche focaccia? Oppure te voglio che lo vedremo anche scritto al muro, o proviamo a perdonare, capite? Ecco l'offerta, l'amore con la A maiuscola, quindi l'amore che è capace di andare oltre anche le difficoltà dell'amore. E quindi nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia. Quindi la mia vita sarà a tua disposizione, attenzione, di amarti e onorarti ogni giorno della mia vita. Amarti, amarti che significa? L'amore non è semplicemente un sentimento, capite? Quando ci si sposa, io dico sempre, speriamo che quando vi sposate siete innamorati, perché se uno non è innamorato manco quando si sposa, è un problema. L'innamoramento può finire, però almeno il giorno del matrimonio non deve essere innamorato, se no sono problemi, no? Però se parte il fatto che l'innamoramento, io non sono sposato, ma non ci credo tanto che finisce. Sapete se si finisce lì? L'innamoramento finisce in una coppia di sposi, se finisce, come dire, il gusto della vita interiore di un prete. Sapete quando è che un prete comincia a diventare un po' così? Quando non coltiva più il suo rapporto d'amore con Gesù, quando non dà tanto tempo alla preghiera, quando non sta tanto tempo davanti al suo vestito, che è la cosa più importante che un prete deve fare, non perché non si prende cura delle altre persone, ma perché se lui non si riempie di Dio, il rapporto con Dio si figurisce, quando parla le persone non porta più Dio, ma porta se stesso. Così due coppie si allontanano, quindi si affievolisce il sentimento dell'innamoramento, quando non lo coltivano. Quindi quando non curano la qualità e la quantità del tempo ben vissuto insieme. La qualità, allora, nell'amore, secondo voi è compreso o non è compreso il rispetto? Sì o no? Hai compreso? Se io dico, prometto di onorarti, onorare il prossimo, è secondo voi più grande che rispettare il prossimo? Secondo me sì, no? Perché il rispetto è dovuto a tutti,
l'onore, per esempio, c'è il quarto comandamento che dice onore a tuo padre e tua madre, che è dovuto alle persone particolarmente significative. L'onore è una cosa grossa, capite? Perché è proprio appunto rendere onore, portarlo sul palmo di mano. Ma se due coniugi, io non voglio, non si rispettano, si offendono, guarda, queste cose bisogna fare sano di coscienza, io la moglie non ce l'ho, ma se ce l'avessi dovrei fare. Io non posso, non potrei trattare mia moglie come una pezza da piedi, non posso dire a mia moglie, ma sta zitta stupida. Questo non si dice a nessuno, ma a meno che mai alla moglie, capito? Oppure qualcuno grida, inveisce, aggredisce. C'è il sacramento del matrimonio, tu hai promesso di amare, di onorare tutti i giorni della vita, quindi capite che l'amore è qualcosa che nasce il giorno del matrimonio, ma che poi va curato e coltivato, capite? Una vita bella matrimoniale. E poi c'è il grande dono dei figli. Prima del matrimonio, prima di dire queste parole, il sacerdote che fa questa domanda agli sposi, poi concludo, non approfondisco questo punto per trovare un'altra omelia. Siete disposti, attenzione alle parole, anche qui, ad accogliere, non a fare i figli, ad accogliere responsabilmente, con amore e attenzione, i figli che Dio vorrà donarvi. Io non approfondisco, ma lancio qualche provocazione, accogliere, non farli, responsabilmente, con amore, i figli che Dio vorrà donarvi, non quelli che tu vuoi fare, o quelli che tu pretendi che ti debbano essere concessi per forza, anche se Dio non voglia non potessi averli. Siete disposti ad accogliere responsabilmente con amore i figli che Dio vorrà donarvi, riflettere bene su queste parole che approfondirò in un'altra omelia, e a educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa. Chi educa la fede dei figli? La parrocchia quando li porta a catechismo? Guardate un po' di lì. No? Sono i genitori che l'hanno promesso, e non solo quando hanno chiesto il battesimo per i figli, ma il giorno del matrimonio. Per cui se chiaramente uno vede che un ragazzo quando poi cresce, io posso avere tutta l'educazione che voglio, se può diventare, non lo so, ateo, buddista, o quello che gli pare, quando è grosso, come ci pare, ma davanti al Signore, chi ha il compito di educarlo anzitutto alla fede, sono papà e mamma. Il Vangelo di oggi ci ha presentato Giuseppe e Maria che stanno educando Gesù, non a chiacchiere, ma portando anche Gesù Cristo, figlio di Dio, a fare annualmente quello che ogni pio ebreo doveva fare. Allora era legarsi per il pellegrinaggio a Gerusalemme. Perché oggi potremmo dire fare la confessione, la comunione di Pasqua, insomma. Ecco, queste sono soltanto alcune suggestioni. La famiglia è un uomo bello, migliore pregare, da riscoprire. Io invito, già da questa messa, ci è rimasta ancora qualche lettera del nostro vescovo in uno dei banchi della Buona Stampa, che ha scritto alle famiglie, per le famiglie e sulle famiglie in occasione di questo Natale. Invito a leggere con attenzione questa lettera, se finiscono le copie cartacee, si trova anche sul sito della Diocesi di Latina. È importante credere nella famiglia, curare la famiglia, amare la famiglia, difendere la famiglia e promuovere la famiglia, e riscoprire la bellezza del disegno di amore e di vita che Dio ha fatto attraverso questa stupenda, bellissima istituzione fondata sulla dignità di un sacramento grande, quale quello del matrimonio. Siamo dati Gesù e Maria.